Ciao, bentornati sul canale. Oggi vi porto nel bellissimo e famosissimo sentiero Busatte Tempesta. Questo sentiero si trova nella parte nord trentina del lago di Garda e la particolarità è che ci sono due sbalzi di roccia su cui hanno montato delle scalinate di ferro proprio per poterli superare e da cui si gode una vista bellissima sia sulla parte sud del lago di Garda sia sulla parte nord. Andiamo! Eccomi arrivato, sono al parcheggio del parco Busatte Tempesta. Il parcheggio è gratuito, quindi basta trovare posto e iniziamo proprio da qui l'itinerario andando al parco Busatte che è qua dietro. Qua c'è il parco Busatte, qua giù in fondo c'è un bar per prendere una birra o qualche rinfresco finito l'itinerario e qua intorno tutto un parco dove ci si può rilassare una volta finita la nostra camminata. Qui troviamo le indicazioni del percorso vero e proprio panoramico Busatte Tempesta. Vediamo anche che la provincia di Trento ha messo un cartello di attenzione alla processionaria, che sono questi vermi che scendono dagli alberi e procedono proprio in processione, che se disturbati sparano in aria questi peli urticanti che se finiscono nelle narici dei nostri cani o comunque dei bambini e anche di noi adulti in generale possono causare vere e proprie reazioni allergiche, quindi bisogna sempre stare attenti e con quattro occhi in questa stagione, primavera, estate. Il percorso è molto ampio e agevole, si può fare anche con i bambini, è frequentato anche dalle mountain bike perché è un percorso per mountain bike. E adesso ci fermiamo alla prima tappa, che è un punto panoramico spettacolare in cui si vede proprio l'alta valle del Sarca, la parte più stretta del lago di Garda. Sono arrivato al primo punto panoramico, da qui si vede tutta la parte nord del lago di Garda e sono circondato da tantissimi pomini di pietra come questo qui. Ce ne sono di qualsiasi forma e dimensione. Qui sono solo per bellezza, ma normalmente gli omini di pietra vengono utilizzati nei sentieri quando non è facile vedere le indicazioni della traccia con la vernice bianca e rossa. Si mettono gli omini di pietra perché in un terreno magari roccioso è molto più facile vedere una colonna di sassi piuttosto che vedere le tracce del percorso, quindi di solito hanno una funzione pratica, qua hanno una funzione prettamente estetica. Ho abbandonato la strada forestale, ora il sentiero si restringe leggermente e diventa un vero e proprio sentiero. Comunque è ben tenuto e molto scenografico perché qui alla mia destra ho proprio il lago. Qua alla sinistra ho il bosco e tutte le formazioni di roccia che sono cadute giù dal monte altissimo. E fra poco arrivo a una panchina dove c'è proprio da fare una foto da cartolina. Eccomi qua, sono arrivato alla prima panchina panoramica. Questa qua giù dietro a me è la Valle di Ledro, che è la valle per cui avevano costruito la strada del Ponale che tagliava proprio la roccia. E poi invece qua giù abbiamo il Brione, che è questa montagna qui, su cui ci sono quattro forti della Prima Guerra Mondiale. Laggiù in fondo abbiamo Riva del Garda e poi qua abbiamo il paese di Torbole sul Garda. Adesso continuiamo il sentiero e arriviamo più avanti dove incontreremo le scalinate per superare il punto a sbalzo sulla roccia. Mentre sto camminando per raggiungere le scale sulla roccia vi racconto una cosa sul lago di Garda, che oltre ad essere il lago più grande d'Italia è anche il più profondo e si è formato a causa dello scioglimento di un ghiacciaio che c'era qui fino a 15.000 anni fa ed era talmente alto che arrivava fin quasi 2.000 metri d'altezza, quindi tutte le montagne che oggi vediamo intorno al lago di Garda erano coperte completamente dal ghiacciaio, tranne alcune cime. Ho appena superato la prima scalinata, la prima gradinata di roccia e il panorama adesso si apre anche a sud del lago con la vista che arriva fino giù a Sirmione ed è stupendo, non c'è pericolo di vertigini perché le balaustre sono belle alte, quindi l'unico pericolo che c'è è far cadere il cellulare in sotto se non avete la presa forte. E qui come sempre c'è un vento pazzesco. Ok, la seconda scalinata qui proprio dietro di me è fatta, ci saranno stati 50 km all'ora di vento in quel punto lì, quando parte l'ora è proprio un vento fortissimo.
Adesso continuo un po' il sentiero e poi c'è un altro salto di roccia e un'altra scalinata prima di tornare indietro facendo un altro percorso, perché il giro, come vi ho detto prima, si chiude ad anello. Una curiosità è che questo sentiero, chiamandosi appunto Busate, dal parco Le Busate a Tempesta, che è il paesino dove arriveremo alla fine, Tempesta segnava proprio il confine con l'Italia durante l'impero austroungarico, quindi tutta questa rete di boschi qui intorno a noi era solcata di sentieri, perché la Gardesana è stata costruita soltanto negli anni 30, sia per far traffici illegali di merci, sia quando scoppiò la guerra, per scappare dall'impero e andare in Italia. Seconda scalinata, vento pazzesco, pazzesco! Ora sto percorrendo la seconda scala, che è molto più lunga e molto più scenografica della prima, quindi non vi scoraggiate alla prima, non tornate indietro e finitelo fino alla fine il percorso, perché vale veramente la pena. Ecco, concluso la seconda scala, è veramente fantastica. Ora il sentiero prosegue e a un certo punto c'è la deviazione verso sinistra che ci fa tornare indietro alle Busate. Se volete potete proseguire fino a Tempesta, però poi per tornare indietro c'è solo la strada statale, quindi non vale la pena e bisogna tornare indietro dal sentiero facendo comunque il giro. E comunque, come tutte le cose, anche il sentiero Busate Tempesta si vede meglio dall'alto. Eccomi qua, sono tornato un po' sotto vento e l'audio è leggermente migliorato. E adesso continuiamo. È tornato un po' il sole, quindi il sentiero è ben illuminato. Un altro dettaglio che vi volevo raccontare di questo posto è che il lago di Garda influenza tantissimo la natura del bosco. Infatti questi alberi qui intorno a noi, anzi qui intorno a me, sono i lecci, che è una pianta sempreverde che si trova soltanto negli ambienti mediterranei. La particolarità è data appunto che qui siamo nell'arco alpino e quindi questa pianta non ci dovrebbe essere, ma come sapete l'acqua immagazzina tantissimo calore, quindi permette una vegetazione tutta particolare qui intorno al Garda. Il lago in queste giornate ha un colore particolare, da qui si vede benissimo il paesino di Pregasina proprio davanti a me e da lì inizia il sentiero che poi arriva a un altro punto molto famoso sul Garda, appunto panoramico, che è Punta Larici, che è quella punta lassù protesa come la punta di una nave sul lago. Eccomi arrivati al bivio, faccio una bella mappa che ci fa vedere dove siamo. Questa strada forestale qui arriva giù a Tempesta, ma noi non la prendiamo perché, a meno che non abbiamo qualcuno che ci recupera, torniamo indietro da quest'altra strada bella comoda che ci fa ritornare fino quasi all'inizio del percorso e da lì possiamo tornare al nostro parcheggio. Eccomi qua, sono rientrato al parco delle Busate, è rispuntato anche il sole. L'unico consiglio che vi do per questo itinerario è di portarvi come sempre qualche snack e almeno un litro d'acqua, perché specialmente il sentiero di rientro è esposto al sole, quindi nei mesi estivi si suda veramente tanto e lungo il percorso non ci sono sorgenti d'acqua, quindi se non avete acqua dietro soffrite veramente la sete, come ho fatto io sbagliando e mi sono dimenticato. Ci vediamo alla prossima, ciao!